Signore e signori, benvenuti a questa pubblica trasmissione radiofonica del telefono viola. Per chi non mi conosce e si è sintonizzato in questo momento, io sono il dottor Usale Fino. Accanto a me c'è anche l'avvocato Usale Rosso, che è mio fratello, e assieme cercheremo di risolvere i vostri casi più salati, nel senso che Yanguio sale. A questo punto, per i nostri più cari radioascoltatori, vi voglio fare un regalo e vi do il numero di telefono. Non vi do il 23, neanche il 24 e neanche il 45, ma vi do 4 pacchetti di informazione, di violenza, maltrattamenti, di pugna, caccagnate, scicatini, sgaggiatini, pinnatini e magari di scicate rimutantini. Comunque, il nostro numero di telefono è a vostra disposizione. Telefonateci! Finalmente abbiamo la prima telefonata, vediamo chi è. Pronto? Pronto, desidera? Signor Stale, chiaro, 3 anni che mi hanno mandato i soldi da questa malattia. Ma quanto è bella la casa malattia! Tanti fottivo, i soldi pure a tia. Sei contento? Abbiamo risolto il tuo caso. Abbiamo un'altra telefonata, vediamo chi è in linea. Pronto? Yanguio sale! Scusate, dopo questo verme solitario, vediamo se c'è un altro in linea. Pronto? Gran figlio di Arosa, sono sicuro stesso, sei fortunato perché hai preso la vigna 2 volte e hai vinto un regalo, ma io non te ne do uno, non te ne meriti 2, voglio essere generoso, te ne do 3 pacchetti di sale da testa. Scusate, dopo questo cliente abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, sono Cincillà. Cincillà? Cincillà. Cincillà? Cincillà, Cincillà. Signora o signorina? Mezzo e mezzo. Va bene, il tuo problema qual è? E che c'è una sira che mi aspetta sempre all'angolo, avendo butticato. E chiesto per forza mi dare sempre pastorato ogni sera. Ma tu in quale zona te la fai? A calata da marina si dicamo. Yanguio sale! E dopo aver risolto quest'altro caso, vediamo chi è fortunato di quest'altra telefonata. Pronto? Figlio di Arusa, oh figlio di Arusa, mi stai ascoltando? Sei in linea? Ci sei o non ci sei? Se ci sei, batti un colpo! Bravo, hai vinto ancora! Ma io non te ne do 1, non te ne do 2, perché mi hai rovinato la giornata. A questo punto, signori e signori, mi voglio rovinare, guardate bene, ascoltate bene. Il prossimo venerdì alle 8 vi saluta il dottor Yanguio Sale.